Ciao ragazzi, ben arrivati a questo nostro terzo appuntamento di Quaresima. È un appuntamento importante oggi, perché ci riguarda da vicino. Avete ascoltato bene il Vangelo? Gesù dice: rimanete, i discepoli restano. Chi sono i discepoli? Noi siamo i discepoli. Noi che vogliamo bene a Gesù siamo i suoi discepoli. E i discepoli restano sempre. Dice Gesù: rimanete nel mio amore, rimanete, non andate via, non andate lontano dai miei insegnamenti. E guardate, ancora oggi, qui davanti a questo bellissimo crocifisso, che è il crocifisso davanti al quale San Francesco capì tutto della sua vita, ci sono dei discepoli. Guardateli bene. Ve li lascio guardare per un attimo. Sono diversi, Ce n'è anche uno, guardate, piccolino, 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 nascosto qui. Probabilmente è l'autore di questo dipinto. Certo, ha voluto mettersi anche lui tra i discepoli che rimangono vicino a Gesù. E poi ci sono le donne, una di queste la potete subito riconoscere, che è Maria, la mamma di Gesù, e poi gli altri discepoli. E rimangono, non scappano davanti alla croce, perché la paura, ad esempio, della morte ci fa scappare. La paura del sacrificio ci fa scappare, la paura, ad esempio, di soffrire. La paura di fare fatica ci fa scappare lontani da Gesù. Invece Gesù dice: non abbiate paura, rimanete nel mio amore, restateci. E questo quando? Ma ogni occasione è buona per non fuggire. Ad esempio, davanti a quelle cose che anche a voi bambini fanno paura. Rimanete. E rimanete con il cuore di Gesù, perché questo cuore è un cuore trafitto, è un cuore che sanguina. Ad esempio, quando un mio compagno, un mio amico è in difficoltà, io potrei anche scappare un po' via, dire: arrangiati tu, pensaci tu. Invece no, io ti sono amico, io rimango vicino a te. Anche in questo momento di difficoltà, rimango vicino alla persona anziana che soffre, al bambino malato, al bambino che è nato con tanti problemi e, ad esempio, non può imparare tutte le cose come le imparo io. Non scappo, gli resto vicino. Guardate come l'autore ha disegnato queste figure, come restano proprio vicine, vicine a Gesù. Addirittura il corpo di Gesù diventa quasi il loro corpo, sono quasi nascoste dal corpo di Gesù. Perché quando tu rimani vicino a chi soffre, tu diventi il corpo di Gesù. E quindi l'altro è contento, l'altro sa che ci sei, l'altro si sente salvato, proprio come ha fatto Gesù con noi. Tu guardi questo bel crocifisso e capisci che Dio ti ama davvero, che Dio non ti abbandona mai, anche quando tu sei in difficoltà, Lui c'è. Ed è Lui che rimane vicino a te. Allora Lui rimane vicino a te, noi rimaniamo vicino a Lui. Promesso? Bravi, bravi. Allora questa terza domenica di Quaresima ci aiuta proprio a spalancare il nostro amore verso Gesù, verso il Padre che ci ha mandato Gesù. Grazie di averci insegnato la grandezza dell'amore. Noi rimarremo sempre vicino a te, rimarremo sempre vicino alle persone che soffrono. E allora, ciao ragazzi, a domenica prossima. Mi raccomando, dopo questa terza domenica di Quaresima, siamo già davvero molto avanti nel cammino.
Vi aspetto per domenica prossima e ci sarà un'altra sorpresa e un altro particolare del nostro bel crocefisso di San Francesco. A presto, ciao!